Ilenia Citino, ex Uomini e Donne, candidata alle elezioni politiche 2018, non sono una cronista. Ilenia Citino, così come due ex aspiranti Miss Italia, è tra le ex dello spettacolo scese in campo con Forza Italia, ci hanno chiamato letterine e troniste, ma non siamo in politica per motivi estetici. Vi ricordate di Ilenia Citino? Diede della sciampistatina Cipollari per poi uscire definitivamente da Uomini e Donne. Ora è tra i candidati di Forza Italia, nel proporzionale in Lombardia 1. Nessuna polemica e nessuna strumentalizzazione, però, perché la Citino ha già affrontato numerose pubblicazioni in senso al suo dottorato in diritto costituzionale. Dopo le prime polemiche per il fatto di essere un ex tronista, stava rinunciando, ma alla fine l'ex cava avrebbe insistito per la sua candidatura. La lettera di Ilenia Citino. In una lettera a Formiche.net, Ilenia Citino risponde duro a chi dice che l'hanno candidata per motivi esclusivamente estetici. Ci hanno chiamato velline, miss, troniste, letterine. Hanno detto che siamo candidate per motivi esclusivamente estetici, che siamo state scoperte grazie alla carriera televisiva, che la politica ha bisogno di volti nuovi, selezionati tramite casting, utili ad andare in TV. Che queste elezioni del 2018, elezioni pop, celebreranno entusiasticamente il ritorno di Forza Gnocca. E così è partita la controffensiva, una difesa a colpi di curriculum, che i poveri Di Maio e Di Battista avrebbero fatto bene a nascondersi sino al chetarsi delle acque. Nessun politico, o aspirante tale, credo sia mai stato delegittimato a tal punto dal doversi presentare agli elettori non con un programma o con delle idee ma come se andasse a un colloquio di lavoro. Eppure, va detto che il vero problema si annida al di sotto di questa coltre di triviali sentenze giornalistiche, senza dover rispolderare la femme au fourier di Simone de Beauvoir, la tendenza tutta italiana a schernire l'affermazione femminile è un'appendice di un più grande temibile sentimento, l'insofferenza verso la rappresentanza politica. Anche due ex aspiranti Miss Italia completano il quadro delle belle in politica: Anna Elsa Tartaglione e Matilde Siracusano. La prima ha partecipato a Miss Italia 2007 ed è coordinatrice regionale di Forza Italia nel Molise, mentre la seconda ha partecipato a Miss Italia nel 2005 ed è pronta ad arrivare a Montecitorio dalla Sicilia. Entrambe sono nelle file forziste da diversi anni, la parentesi con i concorsi di bellezza sembra ormai archiviata.